Amico Cadì, anche lui del nord Europa come me di origine, solo che lui a un certo punto è emigrato. Io ho preferito restare nella mia terra di Sicolonia, anche se spesso mi muovo per motivi di studio, di attività, eccetera. Ci siamo conosciuti perché noi abbiamo a Palermo, 30 anni fa, con un gruppo di altri amici e colleghi, abbiamo fondato un'associazione che oggi è una fondazione riconosciuta e si chiama Officina di Studi Medievali. Abbiamo volutamente usato il termine di officina, che è un termine prettamente medievale, cioè la bottega dell'artigiano, la bottega di chi scrive, lo scriptorium, è una officina. Il termine originario latino, che è di facile individuazione, è opus facere, cioè fare cose con le mani. Operare vuol dire usare le mani. Cosa oggi sempre meno diffusa naturalmente. E le officine sono i vari luoghi in cui si esercitano i mestieri nel periodo medievale, soprattutto da quando nascono le città. Le città non le abbiamo inventate noi nel Medioevo, le città le hanno inventate gli Assiri. Ecco il Golfo di Palermo visto da là. Vedete le montagne tutte a girare, da cui il nome famoso di Conca d'Oro, che è però del 1500. Questa città, bellissima, questa area vuota, bellissima, porto naturale, non c'era da spendere la lira. I fenici erano mercanti, quindi a spendere erano sempre vuote la tenere, a succhiare invece erano bravissimi. Sole, temperature meravigliose, acqua abbondante. La città aveva, tutt'oggi, 4 fiumi. Non aveva problemi di raccogliere tutta l'acqua delle montagne. Terra ubertosa, fantastica. Ma quale migliore condizione di questa per fare riferimento per le loro navi, per i commerci? Era proprio fatta, voluta da Dio. Per cui organizzano il loro Tophet sacro, che si trova sotto Monte Pellegrino, per chi quando viene a Palermo lo vuole visitare, è sempre chiuso, però uno può anche telefonare, non vi risponde nessuno, per riservatezza, non per altro. Per poterlo visitare, ma da fuori si vede il Tophet, il luogo sacro, e vedete la mappa come si ripete. Questa è proprio questa specie di polmone diviso in 4, la parte della cava, che vedete questa cava qui,
è la parte più antica della città, qui ha sede la nostra fondazione lungo questa strada. E questa è tutta la storia di Palermo, si muove tutta attorno a questo territorio, fino agli anni 70, anni 60, quando poi la città si va a espandere verso le colline che vedete alle spalle, le montagne dietro. Ma la storia è tutta incentrata qui. Questa è la parte più antica, cosiddetta Paleopolis, è il nucleo primitivo della città antica, su cui lavorarono molto gli arabi per espanderla, che è oggi la zona dove poi fu costruito il Palazzo dei Normanni, che è alle spalle di questo giardino Bonanno cosiddetto, che è un giardino dove si sono trovati anche di recente dei mosaici greco-bizantini. Perché una cosa è caratteristica di Palermo, ci sono venuti tutti. Chiunque si trovava a passare nel Mediterraneo, per sicurezza, passava da Palermo. Qualcosa lasciava e qualcosa tagliava. Quindi dall'origine fenice, siamo nell'VIII secolo avanti Cristo, grosso modo, Tucidide nelle sue storie ci racconta all'arrivo di questi fenici. Tucidide è greco, nonostante i greci non amassero moltissimo i fenici, che li consideravano popoli di mercanti senza Dio, invece Tucidide aveva un grande rispetto, come anche Diodoro Siculo, che è storico siciliano, il più grande, quello che ha inventato la storia, è di una cittadina vicino a Enna che si chiama Agira, cittadina interessantissima. Ci parla di questo arrivo dei Fenici in questa terra e fondano questa città, che per loro è soltanto una base di operatività mercantile. E un po' dei loro uomini che si stanziano, trovano chi? Trovano i cosiddetti Sicani. I Sicani è un popolo di cui noi non sappiamo niente. Probabilmente vengono dal Centro Africa. E siccome non sappiamo come si chiamano, sono stati storicamente chiamati Sicani perché li troviamo abitanti in Sicilia, come il più antico popolo che ha abitato la Sicilia. Perché ognuno che è venuto non è che non trovava niente, trovava i precedenti. C'erano questi popoli sicani che si fondono con i fenici. Questa è una caratteristica storica della Sicilia. Chiunque viene è accolto sempre perfettamente. L'importante è che non rompa le scale. Poi può fare chi più che vuole. Per cui che arrivavano gli arabi, i siciliani diventavano tutti popoli islamici, il problema ci sono. Se chi sta là buono, mi piace. Poi arrivano i normanni per cristianizzare la Sicilia. Visto Cristo buono, perfetto, cristiani. Non c'erano problemi, ma non perché si era privi di nervatura, attenzione, ma per una contestualizzazione sociale di una vita comunitaria in cui ognuno aveva diritto ad esprimere. Ecco perché una terra dove si sono mescolate le storie le più incredibili. Leonardo Sciascia diceva la Sicilia è un continente, non è una terra, perché mette assieme una serie di storie incredibili, di popoli. Vedete? Questa è interessante, è una carta manoscritta del 1600. Quindi nel 1600 le zone che hanno abitazioni sono queste, dentro il quadrilatero. Ma il quadrilatero è segnato, non segna le zone arabe, che avrebbe dovuto fare miriadi di puntini, proprio nella casba. Sulla sinistra trovate il ponte Ammiraglio, il fiume, che è il fiume Oreto, fiume navigabile, fino ai primi del Novecento veniva navigato. Immaginate l'abbondanza di acqua che si scarica sulla zona portuale di Palermo. Il ponte Ammiraglio è costruito dai Normanni ed era la via di accesso carrabile alla città, perché alla città si arrivava un ponte in pietra senza cemento armato di 12 arcate,
già col Medioevo, questo asse centrale che oggi è Corso Vittorio Emanuele, si chiamava la via del Cassano, che sarebbe la, come la nave, il Cassano della nave, no? La zona della cala, questa è la zona portuale, vedete tutte le campagne, oggi sono tutte palazzi. Questa strada dritta dritta centrale finiva a Monreale. Tutt'oggi questa strada, naturalmente con mille sensi unici, rispetto al passato, porta ancora a Monreale. I mercati antichi della città, che sono 4-5, il mercato della Vucceria, che vedremo più avanti qualcosa, il mercato di Ballarò, il mercato del Capo, sono tutti mercati che hanno più di 1000 anni, sono tutti mercati organizzati nel periodo medievale, esattamente come le casbe delle città arabe. Se andate a Tunisi, chi va a Tunisi è, per noi palermitani, andate a Tunisi, in Marocco, è esattamente la stessa cosa. Quando i fenici fondano questa città, l'allargano, gli cambiano nome, la chiamano Ziz, che è il primo nome più antico di Palermo, che vuol dire gioiello. Poi gli arabi la chiameranno Balarm, o Balarm, che è la pronuncia araba del termine romano Panormus, che vuol dire tutto porto, perché la città prende proprio il nome di Panormus, perché è tutto porto. Tutta la vita della città è sul porto. Ma siccome la città si estende verso la montagna, non è una città marina. Cioè, non è come Napoli, che voglio fare una passeggiata in mia caraccia, a Palermo non si può fare. La passeggiata sul mare non c'è. Bisogna andare fuori 5 secoli di storia di Palermo, dal 10° al 15°. E come vedete avete la conferma che questo è l'unico vero polmone della città. Vedete i nomi antichi, Balarm, Balarmu, Palermo, come 5 secoli di storia, che dal 10° al 15° vuol dire gli arabi che arrivano a Palermo nell'831, abbiamo il documento scritto di occupazione della città, e quindi buttano fuori. Prima ne abbiamo ovviamente i fenici, dopo i fenici abbiamo l'epoca romana. I romani usano Palermo solo come zona mercantile, il porto, del resto della città non gliene frega niente. Quindi non entrano nei meccanismi organizzativi della città. Gli arabi invece organizzano i terreni inventando un geniale sistema di irrigazione delle acque, tutt'oggi funzionante ancora in molte campagne, che è un sistema di vasi capillari, cioè l'acqua da un punto arriva a un altro punto, dove ci sono dei vasi capillari. Come sapete, nel vaso capillare l'acqua sale automaticamente, perché quando un tubo largo si interconnette con un tubo più stretto, quello più stretto succhia l'acqua meccanicamente, l'acqua sale e va a finire su delle grandi vasche, poi si apre la leva, da quella vasca ricade l'acqua sul tubo largo e va avanti per un altro chilometro. Con questo sistema ripetuto riuscirono a creare un sistema acquedottistico geniale, che in molte campagne tuttora funziona nel palermitano, per cui cosa portano nella vallata di Palermo? Intanto gli agrumi, ma non l'arancia grossa, che in siciliano si chiama Porto Albo, perché fu portato dai portoghesi nel Seicento. Questo è un esempio fulgido di cosa succede quando finisce l'epoca normanno-sveva. Quindi siamo con la fine del 300, i palazzi delle famiglie, come a Firenze, voi girate e vedete Palazzo Tornabuoni, Palazzo dei Medici, Palazzo... La città di Palermo è piena di palazzi delle famiglie, i feudatari ricchissimi. Questo era uno dei più potenti di Sicilia. Immaginate che lui possedeva come proprietà un terzo di tutta la Sicilia, la famiglia Chiaramonte, talmente potente che era il re che andava a casa sua. Questo palazzo, che si chiama Palazzo Steri, che poi Steri vuol dire palazzo, questo è un altro fianco per capire il livello dell'edificio, eh? L'edificio è dei primi del 300. Questo è il cortile interno,
che serviva anche per garantire l'entrata dei venti e il fresco in estate. Ma gli architetti cos'erano? Tutti locali. Questo che vedete sono immagini di un soffitto, vi faccio vedere subito il soffitto così capite il livello di cosa stiamo parlando. Ecco qua. Questo era il salone dove i Chiaramonte ricevevano i loro vassalli. Chiaro? Tutt'oggi questa è sala magna del rettorato. Il soffitto tutto in legno siciliano, noce siciliana del 300, fatto da maestranze locali guidate da saggi sapienti, rappresenta, questo è il simbolo dei Chiaramonte, per capirci, il leone. Torniamo indietro, ecco, queste sono delle lamelle di legno singole, i colori dopo 700 anni perfetti. Il legno non ha subito mai un problema di umidità, tranne qualche piccola zona che ora stiamo aggiustando, che è stata aggredita da termiti. Tutto il resto si è mantenuto perfetto. Cosa rappresenta questo enorme soffitto? In sintesi, tutta la storia medievale del Mediterraneo dal 1000 fino al 1300, per dimostrare la famiglia. Cosa lei significava come autorevolezza sociale, giuridica, economica, il potere che rappresentava. Questo è meglio di un trattato scritto. Ricordate che nel Medioevo pochissimi sapevano leggere e scrivere, quindi guardate i particolari. Tutto lavoro di incisione in legno fatto da maestranza locale. Quindi ripercorre la storia dei Normanni, la storia degli Svevi, in sostanza un viceré spagnolo per liberarsi dei Chiaramonte fu costretto ad ammazzarle tutte, perché non riusciva a liberarsi del potere dei Chiaramonte, tanto per capirci. Esemplificazioni, vedete, la palma sempre, simbolo della vita, simbolo della storia dell'umanità, la pianta forte, che non ha radici sparse, ma che ha radici in verticale. Ed ecco l'animale per eccellenza della storia siciliana. Questo è il Gattopardo. Il famoso principe di Lampedusa ha detto il Gattopardo perché il Gattopardo è il simbolo della storia di questa terra dove si fonda il primo regno moderno, il regno Sicilia. L'incoronazione di Ruggero II, che è un trattato politico. Il re viene incoronato direttamente da Cristo. Quale papa, quale vescovo, quale cosa? Non solo. Seconda caratteristica, per farvela breve, i vestiti del sovrano sono quelli orientali di Bisanzio, perché lui è il continuatore della tradizione dell'impero e dell'impero nella sua forma più alta, l'impero d'Oriente. Questo è un documento contemporaneo, quindi importantissimo, che è un vero e proprio trattato di politica. Terzo elemento, solo Gesù Cristo non poggia i piedi sulla terra ed è più sollevato del sovrano. Solo di fronte a Cristo il sovrano inchina il capo, ma non si mette in ginocchio. Questo documento è fondamentale per capire cos'ha in testa il Normanno re rispetto all'autorità papale. Ma perché si può consentire questo atto che può sembrare di superbia quando financo Carlomagno, Napoleone furono investiti dal Papa? Perché i Normanni capirono, arrivando in Sicilia, che l'unico potere di cui si dovevano preoccupare era quello della Chiesa. Tous ces deux hommes, c'est pas qu'on faisant la guerre. Chante ces deux hommes, mes amis, vivons-nous. Vivons bien.